assurdo. Io praticamente parlo soltanto con citazioni dei Simpson e spesso vengo frainteso per questo nella vita di tutti i giorni. Ma non è colpa mia, in qualsiasi situazione della nostra vita si può trovare un richiamo a una citazione simpsoniana. E nel momento in cui registro questo video, assurdo, non mi viene in mente nessuna gag o frase geniale dei nostri amici gialli. Nonostante io e un mio amico praticamente parliamo soltanto con frasi dei Simpson. Ma questo perché, credo, ci sono talmente tante citazioni e tanti dialoghi veramente da Oscar dei Simpson che sono del tutto indeciso su quale mostrare in questo video. Come puoi vedere, questa vecchia baracca sta cadendo a pezzi. Ma più che delle citazioni, che potete trovare quotidianamente e del tutto gratuitamente sui gruppi Facebook quali il Sacro Ordine dei Tagliapietre, dove sono abbastanza attivo, in questo video voglio farvi vedere i 5 finali di puntata più spaventosi dei Simpson. No, non voglio raccontarvi la storia dello show, di come sia nato nel lontano 1987 come semplici sketch brevi all'interno del programma The Tracy Ullman Show, di come la prima puntata di 20 minuti arrivi soltanto nel 1989 come uno special di Natale. Non voglio parlarvi neanche del declino qualitativo della serie a partire circa dalla decima stagione, eccetera eccetera. Questi argomenti magari me li tengo per una prossima volta. Quello che bisogna sapere è che, ragazzi, i Simpson di oggi, scordateveli, non hanno nulla a che spartire con i Simpson classici, che erano grotteschi, esilaranti, sopra le righe, politicamente scorretti e veramente irriverenti. Venivano tutti presi in giro, non si salvava nessuno, e così facendo si salvavano tutti. Ironizzando su qualsiasi aspetto della vita, della società, della politica, delle relazioni, si portavano a conoscenza tutte le contraddizioni del nostro mondo, ma senza voler fare la morale, ed era questo il bello dei Simpson. Nelle vecchie puntate, spesso e volentieri, troviamo scene come questa. 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 Perdono, perdono, perdono! Sì, supplicami, Bobby, supplicami! Lisa, io ti supplico, ti prego, perdono! Questa. Di questo non avrai più bisogno. Questa. Non posso crederci, ora anche i pantaloni mi stanno dando prurito. Questa. Questa. Oh no, sto penetrando. Stupido feltrino fasullo antico. Questa. Coraggio, Lisa. Guarda un po' di bubi a cavo con noi. Non ti costerà niente. Tranne la tua anima. O questa. O questa. Se non si cura, ecco come sarà all'età di 11 anni, 14 anni, 17 anni, e infine 18 anni. Lo specchio! Ce ne sono tantissime e sono scene inaspettate e inquietanti che vengono messe nel bel mezzo delle puntate. Nelle puntate classiche c'era una grandiosa cura nei dettagli, nel montaggio, nel comparto audio e soprattutto nella fotografia, che ai tempi era davvero suggestiva e originale. Non come quella pulitissima e pupazzosa di oggi. Blah. Allora, senza perdere tempo, ecco a voi i 5 finali che secondo me fanno venire ancora i brividi. Io sono Fradival e in questa classifica, del tutto personale, escludo gli special di Halloween, che spesso e volentieri fanno venire la pelle d'oca. Sesta posizione, la realtà virtuale. In questa puntata, il signor Burns, deluso dalla sua vita, inizia ad usare un visore per la realtà virtuale.
Poiché il suo psicoterapeuta gli ha consigliato di farsi una famiglia per vivere serenamente i suoi ultimi anni di vita, assume Marge, Bart, Lisa e Maggie come sua famiglia virtuale. Con il tempo si estranea sempre di più dalla realtà e arriva a licenziare i Simpson. Il finale di puntata, però, non ripristina lo status quo iniziale. Barnes simula la propria morte nella realtà virtuale, e qualche anno dopo la moda del VR si è diffusa in tutta la città di Springfield. Con un tono alla Black Mirror, vediamo infine Marge e Homer in procinto di avere un rapporto sessuale, grazie ai propri visori. La cosa inquietante è che prima abbiamo una sfilza di gag legate al visore, e infine vediamo i due coniugi Simpson che sbavano a letto completamente inebetiti. Farebbe ridere se non facesse anche riflettere, come si suol dire, considerando che oggi il metaverso è realtà. Quinta posizione. Il tumore di Homer? In questo episodio Homer decide di non andare più a messa e nonostante Marge cerchi di convincerlo in tutti i modi di ritornare sulla via del Signore, Homer imperterrito continua a passare le sue domeniche in totale relax. Un giorno dà accidentalmente fuoco alla sua casa e viene portato in salvo da un gruppo di personaggi da diversi credi religiosi. Si potrebbe dire che è un finale tutto sommato positivo, ma la penultima battuta, pronunciata da Dio in persona, chiude la puntata con un tono inquietante. Devo farti una domanda. Qual è il significato della vita? Homer, questo non te lo posso dire. Dai. Lo scoprirai quando morirai. Non posso aspettare così a lungo. Non puoi aspettare 6 mesi. Non solo Homer ha una visione del paradiso e del Dio cristiano, ma viene anche a sapere che, in pratica, morirà tra pochissimo tempo. Per un infarto? Per un tumore? Gli autori non ce lo rivelano. Il sapore amaro che ci regala la linea di dialogo «Non puoi aspettare 6 mesi» è subito evidente, soprattutto perché è inaspettata e stona con tutto il resto della puntata. Quarta posizione. La morte dei Boy Scout? In questo episodio Bart si ubriaca di Super Slurp e diventa, suo malgrado, un Boy Scout. Sì, nei Simpson non sono veri Boy Scout, però ci siamo capiti. Nel corso di una gita in barca, lui, Homer, Ned e Rod si perdono in mezzo all'oceano, mentre il resto del gruppo è capitanato da Ernest Borgnine. Borgnine è stato un attore americano ed è la star ospite dell'episodio. Negli ultimi secondi di puntata, a sorpresa, vengono aggrediti e brutalmente attaccati da una figura misteriosa. Probabilmente da Jason, il killer di venerdì 13, stando al motivetto che si sente in sottofondo. E la puntata si chiude così, senza dirci nulla sul destino dei bambini e di Borgnine. La cosa è ancora più inquietante perché nei Simpson Borgnine non comparirà mai più, né verrà mai più nominato. Tutto suggerisce che sia davvero morto. Così come Warren, un boy scout amichetto di Bart, e tutti gli altri bambini non compariranno mai più nello show. Terza posizione, i seguaci di Bart. Inizia la top 3 dei finali secondo me più turbanti dei Simpson. Devo ammettere che ho un debole per le scene ambientate migliaia o milioni di anni nel futuro. Chissà come sarà la Terra in un tempo così lontano e chissà noi umani dove saremo o se ci saremo. Questo episodio ironizza sul fanatismo religioso e sull'esistenza delle troppe correnti cristiane prendendo di mira cattolicesimo, anglicanesimo, protestantesimo e così via. Nel finale, Bart, con uno splendido messaggio, invita tutti a non far la guerra, ad ignorare le piccole differenze a favore delle grandi analogie. Sembra una battuta stupida, ma secondo me è geniale. E tutti sono d'accordo. Ancora una volta, il finale sembra positivo, ma poi quando meno te lo aspetti, ecco che la scena si sposta nel futuro, in una terra desolata e sconvolta dalla guerra. Due fazioni somiglianti a Bart si avvicinano e scopriamo che, ancora una volta, gli uomini si ammazzano tra di loro in nome di banali e insignificanti interpretazioni arbitrarie, di frasi probabilmente mai pronunciate. Noi crediamo che l'ultimo profeta di Dio, Bart Simpson, abbia predicato un messaggio di tolleranza e amore. Noi crediamo che il santo Bartman abbia predicato un messaggio di comprensione e pace prima che fosse tradito dal suo seguace, Milhouse. Ciucciati il calzino, cavolo!
impari più cose sull'animo umano da questo sketch che da certi volumoni. Seconda posizione, i draghi cinesi. Al secondo posto non posso non mettere quei cavolo di draghi cinesi terrificanti e spaventosi che intonano quella cantilena agghiacciante sulla distruzione del mondo. Selma vuole un bambino e i Simpson si recano in Cina per adottare una bambina cinese. Quando tutto sembra andare per il meglio, ecco che vengono fuori questi tre draghi cinesi delle leggende che iniziano a cantare questa canzone. E la puntata si chiude così, senza ulteriori battute, senza nulla che ammorbidisca quanto dichiarato da questi strani esseri. Non so a voi, ma a me fanno sempre venire la pelle d'oca, soprattutto con quella canzoncina terrificante. Prima posizione, il Barnes Robot. Se ho avuto un po' di indecisione sulla classifica intermedia, questo non è successo per la prima posizione, cioè per il finale più agghiacciante dei Simpson. Sicuramente molti di voi avranno capito di cosa sto parlando. Di questo. In questo episodio, parodia del film Quarto Potere, Barnes si mette alla ricerca del suo orsacchiotto di infanzia, Bobo. Lo trova proprio a casa Simpson e gli viene regalato da Maggie. Nonostante Barnes prometta di non perderlo mai più, ecco che inizia un finale da brividi. Siamo nell'anno 1.000.000 dopo Cristo, 1.000.000 di anni nel futuro, ragazzi. Riuscite ad immaginare la Terra tra 1.000.000 di anni o le forme di vita che l'abiteranno? Il nostro pianeta ora è dominato da scimmie intelligenti che hanno schiavizzato gli esseri umani ed ecco che fa la sua comparsa questa orrenda figura. Bobo, so che lo ripeto ogni secolo, ma non ti abbandonerò mai più. Mi aspetti, signore? Cosa dire di questa scena? Cos'è che mi fa accapponare la pelle? Innanzitutto, l'ambientazione temporale così lontana da noi, così aliena a noi, in un tempo dove niente di tutto ciò che conosciamo oggi esisterà più. La comparsa improvvisa del braccio meccanico del cyborg Barnes, lo zoom sulla sua testa tenuta ormai in vita da un tubo di metallo collegato a un corpo artificiale così disumano, la musica poi, presente anche in qualche altro episodio, ma non con l'intensità che ha qui. Ascoltatela. Mi aspetti, signore? La sentite com'è atona, com'è disturbante, con quegli alti così disarmonici e strazianti che comunicano tutto il dolore di questo posto desertico. E infine, come se non avessi già abbastanza brividi sulla schiena, ecco spuntare Smithers, o meglio, ciò che resta di Smithers, una testa attaccata ad un cane robotico, cosa c'è di più umiliante? Per me rimane il finale più spaventoso e disturbante delle puntate standard dei Simpson. Il video è finito, grazie mille a chiunque lo abbia visto, come sempre. E siete d'accordo con questa classifica? Secondo voi, quali sono i finali più tenebrosi dei Simpson? Se vi va, scrivetelo nei commenti. Vi invito anche a lasciare un like se il video ti ha anche solo incuriosito. Io sono Fradival e noi ci vediamo alla prossima.